Amiche ed amici del Kenobizbrush Productions, eccomi qua sempre più senescente con i miei pantaloni da lungo deggente, ma non per questo sono inutilmente qui presente. No, al contrario, sono qui presente perché Commodore 64 Show continua ancora una volta. Anche oggi andiamo sull'America, quindi con un gioco pensato e programmato in America e quindi che giocheremo non in formato PAL a 50 Hz, ma in formato NTSC a 60 Hz. E direi di partire con la sigla, sempre più bella, sempre più anche questa volta diversa. Quindi, Commodore 64 Advent Show, la nuova sigla, sigla! E Commodore sa essere classico in tantissimi modi. Abbiamo giocato un gioco l'altro ieri, abbiamo giocato Bounder, quindi un gioco assolutamente inglese, classicamente inglese. Abbiamo giocato Turrican, quindi invece la quintessenza della teutonicità. E adesso andiamo, come dicevamo, in America con il Giappone. Sì, in America col Giappone, quindi vai! Che vuol dire? Vuol dire che, beh, lo vedete, questo è impossibile non capire di cosa stiamo parlando. L'immagine parla chiarissimo anche in questa versione più grande. Dig Dug, grandissimo gioco da sala giochi della Namco, convertito egregiamente sui sistemi a 8 bit da Atari Soft. From Atari Soft. Play the original arcade classic in your own home. Già visto sulle console, Atari ovviamente, ma anche su Commodore 64 l'Atari fa un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro che forse noi in Europa non abbiamo apprezzato fino in fondo perché era un pochino più lento, per questa solita discrasia tra PAL e NTSC. Quindi, tra l'altro, menziono questa cosa. L'altro giorno ancora, quando abbiamo giocato a Mario Bros, io vi ho mostrato questa copertina, che adesso vi rimostro un attimo. No, non questa copertina. Questa copertina, Mario Bros, questa è finta, l'ho fatta io, si vede dal verdone che non è proprio esatto, perché questo è verde, era il formato dei giochi dell'Atari Soft. L'Atari Soft su computer, Atari, Apple, Commodore 64, usava colori diversi per ogni diverso sistema. Il Commodore 64 aveva il verde, quindi ho fatto questa finta copertina sfruttando l'artwork tipico di Hiro Kimura, grandissimo illustratore per Atari americano-giapponese. Mentre invece, per quanto riguarda Dig Dug, mi sembra che fosse di Gus Allen l'illustrazione, quindi un illustratore americano. Ok, tutta sta menata per dire Dig Dug e non solo. Intanto apriamo il nostro Commodore e carichiamo il gioco perché mi sono dimenticato anche oggi. Run! Runna, donna Rumma. Runna Dig Dug e mentre runniamo Dig Dug vorrei ricordarvi che oggi è l'11 dicembre. L'11 dicembre è l'anniversario della morte di Fukio Mitsuji. Vedrete, ma di solito tu ci proponi, se partirà qualcosa in sottofondo. Ma va bene così. Lo abbasso solo un po' che non vorrei che fosse troppo forte. Allora, Fukio Mitsuji è il creatore di Bubble Bobble. È mancato nel 2008, giovanissimo, l'11 dicembre. Quindi ogni 11 dicembre, che cade incidentalmente dentro Commodore Advent Show, noi lo celebriamo di solito con un suo gioco, o comunque con un gioco legato in qualche modo, o a Taito, o comunque alla sua storia, le sue regole di design, i suoi gusti. Ecco, in questo caso in realtà Dig Dug c'entra tantissimo perché Dig Dug è uno degli ispiratori di Bubble Bobble. Per quanto magari non sia così percepibile giocando a Dig Dug, Fukio Mitsuji stesso lo riportava in diversi articoli che ha scritto su Gamest e su altre riviste giapponesi. Fukio Mitsuji rilevava che Dig Dug era seminale, era fondamentale nella sua gestazione, anche nel character design dei personaggi di Bubble Bobble. Quindi lode a Fukio Mitsuji come
come sempre. Un abbraccio, un saluto grandissimo, wherever you are, dovunque tu sia, e andiamo a vedere invece Dig Dug. Dig Dug per Commodore 64 nella versione della Atarisoft. Questa credo proprio sia un'immagine apocrifa, quindi un'immagine aggiunta probabilmente dai pirati che hanno fatto il gioco, così a naso, a guardarla non mi sembra official, però comunque molto gradevole, quindi grazie ai pirati. Qua ci sono i nostri bellissimi i bellissimi dock. Queste sono delle versioni pirata ma molto molto ben fatte. Perché ripropongono tra l'altro l'intero manuale. Questa è la trascrizione, questa che vedete è la trascrizione del manuale. Non so come si avanza in questa trascrizione del manuale, c'è anche scritto lì use keyboard or joystick in port 2, va bene, però comunque non la leggiamo adesso il manuale. E grazie. Ok, Holy Moses and Roll, choose joystick port. Non so. Due. High Score Trainer. High Score Trainer. Dig Dug. Ah, questo è un Dig Dug, mi sa, parecchio deluxe, che io non mi ricordavo, sinceramente, forse mi sbaglio, ma non mi ricordavo che Dig Dug avesse nella versione originale su cartuccia Atari avesse gli high score. Poi magari diamo un'occhiata. Vi faccio vedere una cosa, e cioè la differenza di razio tra PAL e NTSC. Il gioco PAL è così, dite, è quasi uguale, sì, in effetti è quasi uguale, non si vede tantissima differenza, però c'è l'NTSC ha un po' più di aria in verticale, perché più che altro è il PAL che ha un po' di aria in meno in verticale, perché avendo una quantità di linee di scansione, il formato PAL europeo, superiore rispetto al formato americano NTSC. Questo voleva dire che molto spesso nelle conversioni da giochi americani, ma anche giapponesi, anzi da sistemi americani e giapponesi a europei, c'era quel fenomeno di schiacciamento che poi in alcuni sistemi avrebbe portato alle famigerate bande nere, che altre non sono che lo spazio in più che il sistema video televisivo PAL aveva rispetto al sistema americano. Per cui se i programmatori più avanti, questi in epoca PlayStation 2, diciamo, non pensavano a questa compensazione, veniva questo effetto delle bande nere. Ma detto questo, siamo pronti per giocare a Dig Dug. Allora F1, adesso siamo in PAL, rimettiamo in NTSC, ecco, meglio, vai. Ed è bello velocino. Poi faremo anche la controprova. Ho sbagliato il joystick. Lo sapevo. Devo accenderlo. Non uccidetemi. Aspettate. Potere. Forse è sparata la musica, però è bella. E muore così. È una partita di prova. Anzi, facciamo la prova violenta. La facciamo, la prova violenta di passare direttamente da... Giochiamo un po' e poi vi faccio vedere com'è giocato PAL, perché la differenza non c'è, la differenza c'è. Scoppia, stupida bestia. Oh, l'ha fatto bene. Guarda come scappa, come se fossimo in Pengo scappa. Maledetto, è scappato, va bene. Ok, facciamolo. Pronti? Di solito esplode tutto quando faccio sta roba. PAL. Ok, l'ho cambiato in PAL. Sentite la musica che è calata di velocità. Adesso vi metto anche la ratio PAL, quindi non solo. Vedete che... Ecco, questa è la versione PAL. La versione che giocavate voi, e che giocavo anch'io ovviamente, era così. Comincia a esserci un po' troppa gente che mi segue, però posso dire questa cosa. Ma un piano, vediamo se me lo faranno... No, non me lo faranno. Va bene. Ok, torniamo a NTSC. Quindi, questo lo possiamo fare solo perché stiamo giocando col Mister. Ma se no, dovrebbe esplodere tutto. Tac. Ok, cambia proprio il pitch della musica. Questa è una cosa che a me fa impazzire. Anche perché veramente completamente non considerata per tantissimo tempo. Si gioca uguale, non stiamo a fare adesso i sofistici. Abbiamo giocato con Donkey Kong, con tutti i giochi americani, senza problemi per tutta l'infanzia, e nessuno non era veramente... Mamma mia, guarda questo, ecco, pigliate questo. Tanti bei punti.
però effettivamente è un pochino più veloce, un pochino più veloce, semplicemente cerca di fare un match con quella che è la velocità del gioco originale del Sale Giochi. Schock. Bravissimo. Che bello che Dig Dug, comunque questa meccanica è un po', è tipo la meccanica in due tempi. Questo ci riporta alle bolle di Bubble Bob, no? Il fatto di una meccanica di eliminazione dei nemici fatto in due tempi. Quindi, e qui che è successo? È un bug. Perché sono morto? Mi ha sparato il fuoco dall'altra parte. Che è successo? Com'è possibile? Fungos. Ogni volta che tirate giù in un livello due macigni in Dig Dug appare un bonus. Dovete morire tutti malissimo, anche tu. Scoppia, scoppia! Loro sono bolle. Quindi appunto dicevo, non è una meccanica in due tempi come quella di Bubble Bobble vera e propria, però è una meccanica che invece ha a che fare con quella che è la meccanica usata nel game design, che si chiama endurance, cioè di pigiare come un pazzo, schiaccia, 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 schiaccia. Quindi una skill fisica, un po' alla Hyper Olympic, no? Tu sei tutto quanto, sei seguito da nemici, sei in pericolo e in più il gioco ti chiede di fare questa roba terribile, di spiggiare come un pazzo. Maledetto, maledetto, maledetto! Pigia, 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 gonfia, 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 scoppia. Quindi la soddisfazione di pompare e scoppiare, che non suona benissimo, ma insomma. Anche qui, secondo me, il rischio di flicker è... no, però, allora sono stupido io, vabbè. Poi scoprirò che il volume... Io sono ormai la paranoia del volume. Ascoltando i vecchi Advent mi sono accorto che il volume è cannato in metà delle puntate. E un po' ne soffro, però in realtà va bene anche così, un po' dirty, un po' appunto... Bourgeoisie punk. Beh, morì così però no. Morì così no. Game over, sto scritto game over. Entra il tuo nome. Entra il tuo nome. Esci il cane che lo piscio. Andy, Dandy, sono proprio io. Non ha scritto niente. Stupidino. Ah, devo scrivere col joystickino? Sì. Ma se mi... Vabbè. Basta. Va bene così. Non si può. Andac! E Andac è il numero... Ah, qua è quarto. Adesso arrivo primo. Quarto. Abbasso un po', a prescindere qua il Dig Dug, così mi concentro di più. Vai! Vai! E te credo che Fukio Mishuki, Fukio Mishuki, Fukio Mitsuji, scusami Fukio. Scusami se ti ho fucchiato. Il mio designer preferito della storia. Nel senso, allora... È strano, ci sono designer che hanno fatto tanta roba che sono i miei preferiti perché hanno fatto tanta roba, tipo se penso a, per esempio, a Jeff Minter, uno dei miei designer preferiti, ha fatto tantissima roba. Fukio Mitsuji non ha fatto tantissimi giochi, ma è adorabile per il fatto di aver fondato una scuola di game design, no? La MTG Designer School. Quindi aveva questa sua vocazione di insegnamento, questa cosa qua per me è bellissima. Così però secondo me non sentite proprio una mazza, così... Via di mezzo, vabbè. Mi piace quando stai fermo in Dig Dug, fa quel suono infernale. Pegliate questa, bella. L'eliminazione indiretta dei nemici è una cosa fantastica. Indiretta non nel senso indiretta, ma indiretta. Anche indiretta, per carità. Scusatemi, questa rapa mi arrapa. Andava fatta questa battuta, forse no. Mi sta attentissimo a questi perché... Questi te spara, mamma mia, super schivella. E adesso lui si pente e cercherà di tornare indietro. Di andare all'uscita. Ma io lo aspetterò col mio pompaggio senza pietà. Dove vai? Dove vai, ciccino? Vieni qua che ti scoppio. Bello, bello e giusto. Era perfetto il Commodore per fare queste conversioni arcade. Io capisco Turrican, capisco tutto, però... Il sapore croccante delle conversioni arcade, tra l'altro fatte quasi in tempo reale, nel senso che veramente sti giochi sì, venivano convertiti con lo scarto di 2 anni, però con un effetto
buono, cioè un effetto detto a zia, però detto a zia quella vecchia Pompidou, nel senso proprio della pettinatura Pompadour, anzi Sting. Tanto guardate che bello, c'è come un effetto 3D in fondo sulla destra, sembra quasi che sia in 3D. È un po' buggoso, è sempre stato un po' buggoso Dig Dug, ma noi gli vogliamo bene anche così. E qua chi c'è? Questo non va bene. Ciuca, ciuca, ciuca. Namco comunque ho idee da morì proprio, sempre, bellissime. Mr. Do è in realtà derivante dalla meccanica di Dig Dug e soprattutto dalla meccanica dei massi. Le mele di Mr. Do sono copiate da Dig Dug e allo stesso modo Boulder Dash deve tantissimo a Dig Dug, quindi è un gioco veramente importante, anche se oggi come oggi forse può sembrare un po' limitato, no? Ma perché? Questo è un bug clamoroso, ok? Cioè, guarda, mi è perfino rimasta lì la cosa, cioè dai, questo è un bug, sto appena cantando le lodi e tu mi fai sta broda, Dig, non si fa così Dig. Sei un digadone, diddagone. Dammi un bonus, no, perché l'ho già preso, vabbè. Bella le pietre, la terra di questi colori marini. Una miniera di salgemma. Più tetra. Vediamo quanto posso andare avanti a Dig Dug in realtà. Cioè, se mi impegno un minimo, perché alla fine Dig Dug, insomma, no. Vieni, ciccino. Vieni che ti faccio uno schiaccino. Invece no, non mi faccio uno schiaccino. Arriva lui. Arriva Pippo, marito pazzo, poi loro vengono tutti di qua. Ma non è giusto, cioè la rivelazione di collisione un po' lascia a desiderare, se posso dire, sono un po' deluso. Vieni, seguimi, dai, devo superare questo terreno salino, vieni. Figar, lui è Figar o è Puca? Non mi ricordo più, oddio mio, che brutto invecchiare. Ma cosa fai? No, non ci sto. Adesso riparto dalla salina. Non mi interessa. Non mi interessa. Non si può giocare così. Ad egg. Sono 17 minuti di Dig Dug. Due palle così vi ho fatto con Dig Dug. Ma io non ci sto. No, non ci sto. Cambiamo livello. F5. Partiamo dal cocomero. Cocomero, terra, giusto, quindi arrivo già in terra salina, bene, e adesso spacco la faccia, quindi è tipo un continuo praticamente, va bene, ovviamente senza i punti, ovviamente manco miseramente quello, ma che me frega, io voglio prendere innanzitutto il bonus che mi spetta per aver fatto due cocomeri, qui ho paura perché quello mi tira la fiamma, lo so, vai via, che su cazzo! Tu devi morire subito perché mi stai proprio qua. Ecco. Qui c'è. Dove va quello? A farsi un giro, che? Vieni, vuoi scappare? Invece no, invece muori miseramente. È terribile il modo in cui li uccidi comunque. Cioè, li uccidi fino a farli scoppiare. Ah, satisfaction guaranteed. E continua. Continua imperterrito Dig Dug. Senza pietà, erano gli anni d'oro di Namco. Ecco un gioco che manca su Commodore 64, che sarebbe stata una bellissima conversione. Tower of Druaga. Tower of Druaga sarebbe stato bellissimo su Commodore. Ho tanta paura e faccio bene. Questo mondo in cui si avvicinano attraverso la terra è veramente fetengi comunque. Vieni, seguimi. Seguimi senza fare il mamma mia, bravo. Vado a prendermi il cetriolone. Senti come grida il cetriolone. Vieni che c'è il cetriolone che ti aspetta. Boom! Super bonuses. Tu non sono a 7000 punti comunque. Super bonuses sta ceppa. Che bello quando gli scopri. È fatto proprio bene su Commodore questo. Anche il personaggino. Mi viene quasi da dire che sembrano sprite monocromatici sovrapposti. Ma forse sto esagerando. Forse mi sto montando la testa. Vieni, puccettone. Bene. Cambio di colore. I want to believe. No. Te lo fanno sudare questo cambio. Era bello quando il cambio di colore era tipo, wow, sono arrivato a un livello giallo. E sta roba era tipo già incredibile, no? Cioè,
adesso devi avere una super grafica totale per sentirti emozionato. Quell'epoca era, sono arrivato i nemici blu, era tipo incredibile. Il trucco in realtà è spompettarli un po' così per farli atterrare, così fai molti più punti. That's the trick, ma purtroppo mi è scomparso il melanzano, che peccato. Adesso vengo là e ragazzi vi spiego chi è il master Pompadour del Dig Dug. Tu cosa farai? Cercherai di spararmi, ma guarda che io ce l'ho molto 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 lungo il mio aggeggio pompatore. Suona malissimo sta roba, siamo in Advent, bisognerebbe essere delle persone più serie. Qua comincia a sdoppiarsi la gente, eh? Vedo gente che si sdoppia, bene. Sdoppiatevi, sdoppiatevi, bravi. Ah, volete uscire? No, così è un po' stronzo. Non si dice! Scusate, i bambini guardano l'Advent. Bambini, non dite le parolacce. Lo so. Qua è tutto. In realtà non ho mai saputo giocare. Dig Dug si vede! Non riesco a superare la salina, ragazzi. Scusate, ho mentito. Ho fatto quello che supera la salina indefesso. Invece sono. Guarda che veloci che vanno! Niente. Niente salina. Niente salina. Non sapremo mai che cosa c'è dopo la salina di Dig Dug. E dire che da piccolo lo sapevo. Lo sapevo forse anche semplicemente perché avevo usato il potere dei livelli avanzati. Vediamo giusto per curiosità e poi ci salutiamo. Sì, F5. Quindi se io vado non alla melanzana, al cavolfiore, al pomodoro, bamboo shoot. Vedi che sono praticamente i bonus di Bubble Bobble comunque. Wow. Andiamo a vedere com'è Galaga. Questa citazione è bellissima. Guarda che raffinatezza, mamma mia. Andiamo a vedere com'è i colori avanzati. Uguale, solo più difficile. È uguale al primo, no? Non vale così. Scusa. Poi muoro così. Volevo guardare una cosa, se non vi secca. Se proprio non vi secca. Non mi ricordo come si fa. No, vabbè, niente. Pazienza. Basta, abbiamo digdagato abbastanza, direi. Reset. Oh. Sì, va bene digdagare fino a un certo punto. Quindi ricordiamo un saluto oggi, anniversario della morte di Fukio Mitsuji, 2008, designer di Bubble Bobble, grande fan di Dig Dug che abbiamo giocato oggi. Giocatelo, la rilevazione di collisione lascia un po' a desiderare, ma il gioco è comunque una delizia per i nostri ricordi. Un abbraccio e ci vediamo con il Commodore 64 Advent Show domani. Proprio domani. Ciao. Occhio però.